E all'incontro erano presenti anche il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, e il sindaco meneghino, Giuliano Pisapia. Sentiamoli allora ai nostri microfoni. Mi sembra intanto vi è una coralità di posizioni tutte sinergiche. L'impegno del governo, ogni istituzione ha dato la sua lettura e anche evidenziato le criticità che ognuno può avere. Io ho richiamato tra le altre cose l'attenzione del Presidente del Consiglio sulla necessità di far giungere anche a Pedemontana aiuti che sono già stati dati a Pedemontana Veneta e tangenziale esterna, nella stessa logica di anticipazione di una fiscalità. È necessario che soprattutto il tratto B1 di Pedemontana, che insieme al tratto A circonda praticamente il sito di Expo, venga finanziato e realizzato in tempi brevi. Qual è la posizione della provincia in merito a fare le Olimpiadi 2024 proprio nel sito che ospiterà l'Expo? È evidente che io la vedo bene questa cosa, ma faccio un ragionamento diverso. Milano e la Lombardia hanno un gap dal punto di vista di strutture sportive a livello internazionale. Noi con l'idroscalo riusciamo, per dire, nella canoa e in altre discipline a realizzare i campionati del mondo. Ad esempio il nuoto, e parla un ex nuotatore, siamo disperati, non abbiamo impianti. Allora, siccome su Roma si è investito tanto nei decenni, credo che sia corretto completare una infrastrutturazione sportiva anche nella nostra regione. E quindi spero che si riprenda questo tema. Poi vi è il traino di Expo, che può essere sicuramente positivo anche per un'altra grande realtà come può essere le Olimpiadi 9 anni dopo. È andato molto bene, è emerso ormai con chiarezza che si continuano a fare passi avanti, il clima è estremamente positivo. Direi che abbiamo scalato la montagna, adesso il percorso è in discesa e quindi siamo convinti che Expo sarà un grande successo, non solo di presenze ma anche di nuova occupazione, di sviluppo economico per Milano, per la Lombardia e per l'intero paese. Quindi estremamente positivo da tutti i punti di vista.